ritrovati per un altro appuntamento con la nostra rubrica Telebelluno Agenda. Vediamo qualche iniziativa per il weekend. Cominciamo dalla giornata di venerdì 14 dicembre. L'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali è lieto di invitare tutta la cittadinanza alla presentazione della sua recente pubblicazione dal titolo Spade e Spadai Bellunesi 1500-1600, opera di Michele Vello e Fabrizio Tonin. Il libro narra la storia dell'attività fabbrile situata a Borgo Pra, sfruttando la forza della roggia, della forza delle braccia dei lavoratori e dell'ingegno degli ideatori delle spade. Le spade lì prodotte in quel lasso di tempo hanno portato Belluno a livello internazionale ad avere un riconoscimento appunto di ampio respiro. Il volume costituisce un tassello molto importante per la nostra storia e per la gente bellunese. La presentazione si terrà venerdì 14 dicembre alle ore 18:30 alla Sala Mucin del Centro Congressi Giovanni XXIII di Belluno. A guidare l'incontro sarà l'architetto Giancarlo Navarra con la partecipazione degli autori e dell'editore. Continuiamo con le proposte, parliamo adesso della Sagra di Santa Lucia a Longano di Sedigo, che viene organizzata dal Comitato Ricreativo della Sagra di Santa Lucia dal 13 al 16 di dicembre. Trippa, pastin e formai, a Longano e manca mai, questo il simpatico motto che accompagna appunto questa manifestazione. Si continua dopo il grande avvio di giovedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si continua quindi nella giornata di venerdì 14 dicembre con alle 11:30 l'apertura della frasca con piatto del giorno, polenta e baccalà, poi di nuovo in serata alle 19 l'apertura della frasca e dalle 21 musica dal vivo pop, rock, funky con l'intrattenimento musicale degli Stratish Island. Vi ricordo che poi la festa continuerà anche nella giornata di sabato 15 e domenica 16 dicembre, ricchissimo il programma anche di questi eventi, poi andremo a vederlo bene nel dettaglio. Comunque vi anticipo solo che come piatto del giorno ci sarà nella giornata di sabato stufato al Barolo, mentre nella giornata di domenica piatto del giorno canederli in brodo. Ovviamente tutti i giorni poi è possibile degustare birra caduta, trippe, pasticcio, piatto rustico, pastin, skits, stinky e molto altro. Spazio anche alla cultura con la mostra di quadri di Patrizia De Colle e Maria Meraglia dal titolo Due di noi, ma anche allo sport, sport e solidarietà, perché domenica 16 dicembre, sempre nell'ambito della Sagra di Santa Lucia, l'Atletica Fiori Barp, la SD Atletica Fiori Barp con la collaborazione del Comitato Ricreativo della Sagra di Santa Lucia organizzano la manifestazione Na Corsetta per la Gordino, ossia una pedonata o marcia Nordic Walking non competitiva di 6 km, il cui ricavato verrà devoluto al comune di Roccapietore per i danni della recente alluvione. Appuntamento quindi al campo sportivo alle ore 10:45 a Longano di Sedico. Noi adesso andiamo avanti con le proposte e dopo la Sagra di Santa Lucia passiamo adesso ad un'anticipazione che si terrà nella giornata di sabato 15 dicembre. Dicevamo, un appuntamento che si tiene nella giornata di sabato 15 dicembre è inerente a Natale e mi riferisco in particolar modo al concerto di Natale che si terrà alle 20:30 nella chiesa arcipretale di Trichiana. Protagonisti saranno il coro polifonico di Trichiana, l'orchestra d'archi Incontro Armonico e il gruppo polifonico Numeri Atque Voces di Lamon. Presenta per l'occasione la serata Dino Bridda. L'appuntamento è ad ingresso libero alle 20:30, come detto, alla chiesa di Trichiana. Abbiamo davvero concluso così per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato all'agenda di Telebelluno. Ci rivediamo domani.